Ciao ragazzi, allora oggi ho intenzione di farvi il tour dell'armadio estivo. Ho pensato a questo video perché io avrei avuto bisogno di vederlo. Dunque, vi dico già che ci sarà una cosa che potrebbe essere molto criticata, ossia le scarpe all'interno dell'armadio, ma fermi tutti, non avevo davvero altro spazio, altro metodo. Questo è il migliore che ho trovato, sia a livello proprio di spazio che di comodità. E il fatto che comunque sia lo faccio ora che sono scarpe estive, quindi sandali, ballerine, è tutto molto stretto, nel senso che noi comunque siamo in due, io ho tante cose, seppur stia attenta a non avere doppioni, avere un armadio pensato, non cose a caso, eccetera, eccetera, ma comunque i vestiti mi piacciono, quindi ne acquisto spesso tanti, vuoi nei mercatini, vuoi nell'usato, però in qualsiasi caso ne ho. E quindi di conseguenza lo spazio è davvero poco, è davvero limitato. Abbiamo proprio due ante a testa più le cassettiere, che in realtà occupo praticamente solo io, più la mia rella fuori, perché altrimenti davvero non mi ci starebbe nulla. Allora, parto col dire che innanzitutto lì sopra c'è la parte del cambio dell'armadio, che d'estate, ossia quando dentro c'è la parte invernale, è sempre così, strabocca sempre tantissimo, però davvero se non ci fossero queste scatole, penso che potrei impazzire. Poi qua sopra, lì in alto, c'è tutta la parte dedicata per i completi del letto e diciamo che mi trovo abbastanza bene a tenerle così, il problema è sempre, come dire, tenerlo in ordine. Invece poi questa qua è proprio tutta la mia parte dell'armadio. Ho qui questa schiera di cassetti e qui diciamo l'appeso. E lì poi c'è la sezione delle borse. La parte estiva che ho è molto meno rispetto a quella invernale, quindi per ora, per adesso, sono riuscita a sistemarmi bene con questi due supporti, diciamo. Qui ho messo gran parte delle mie scarpe estive, quindi sandali, sandali, ballerine, sandali, sandali, sandali bassissimi, ballerine. Qui appunto tutte le cose appese e i vestiti lunghi per praticità, seppur io abbia qui sotto abbastanza spazio per avere comunque abbastanza vuoto. Questo ad esempio è un vestito molto lungo e io l'ho ripiegato in questo modo. Poi ho mantenuto comunque tutta la parte dei blazer, perché comunque in qualsiasi caso siamo a luglio, tra 4 mesi spero di riuscire a rimetterli e quindi di conseguenza non li ho messi su. Qui invece ci sono delle cose un po' più miste, nel senso che ci sono delle cose che uso sia in primavera che in estate che facendo del layer in autunno, e qui invece tutta la parte delle camicie. Che ne ho un pochino, camicie, bluse varie. Questi due appunto li ho trovati dai cinesi, come vi dicevo, e sono molto comodi. Io devo dire la verità, mi ci sto trovando davvero molto molto bene. Questo qui l'ho messo più che altro perché mi serviva una parte dove poter mettere delle cose non appese in questa parte dell'armadio. Quindi ho messo questa che è una scatola, diciamo, dei ricordi con dei vestiti e delle cose che di cui non voglio liberarmi, ma che di base non hanno nessuna utilità, hanno soltanto la funzione di ricordo, quindi questa qua è una scatola che deve essere sempre con me, diciamo, a portata di mano. Qui invece ho sistemato tutte quante le borse di tela, quelle che uso per andare a fare la spesa. Qui c'è una trousse con dentro tante altre piccole trousse, così quando me ne serve una sta qua dentro. E poi qui ci sono tutti i pantaloni di lino, chiffon, le cose che comunque sono belle larghe, comode, che io d'estate le uso tantissimo. E infine poi in questi ultimi tre scompartimenti ci sono le cose per fare sport, yoga, pattinaggio, palestra. Qui e qui poi c'è l'intimo, che l'ho sistemato in questo modo perché appunto non ci sta da nessun'altra parte. Ho messo i reggiseni in queste due scatole e l'intimo degli slip in quest'altro e mi trovo molto bene, devo dire. Questo invece è un altro attrezzo che ho trovato dai cinesi, dove dentro ci tengo diverse cose che
non so effettivamente dove mettere, ma che devono avere un posto. Varie mollette, varie questa qua che non voglio assolutamente perderla, il fiocco, insomma, cose che so essere qua, che in bagno ad esempio non mi ci stanno e quindi le voglio avere comunque a portata di mano. In questa schiera di cassetti invece c'è qua tutte le cose per il mare. Qui invece ci sono tutte le gonne un po' più, diciamo, che io utilizzerei anche d'estate, ma che a livello estetico, a livello di stile, solo che per materiale forse è un po' troppo pesante, ma non mi va di mettere su, quindi me li tengo comunque qua. Ad esempio questa qui marroncina la uso in ogni caso. E poi invece di qua ho i calzoncini. In questi ultimi due invece poi qui ci sono i pantaloni e jeans lunghi, che però ovviamente d'estate non uso, ma che nelle scatole non ci stanno e quindi li lascio comunque qua. E infine qua ci sono i pigiami e le cose per stare in casa. E qui invece, come vi dicevo, c'è l'angolo dedicato alle borse. Sopra ci sono quelle un po' più costose, quindi che voglio tenere bene in forma, e invece sotto ci sono quelle un po' più da tutti i giorni. Qui invece troviamo sicuramente una delle mie parti preferite, ossia l'armadio all'aperto. Un sacco di volte negli anni mi è capitata la domanda: ma non ti si impolverano le cose? Qui diciamo che ci stanno tendenzialmente le cose che metto di più, che mi piacciono di più, quindi con tutto il movimento non stanno mai statiche, non stanno mai ferme a prendere polvere, come dire, in qualsiasi caso comunque basta pulire con un panno di quelli per dello Swiffer, per intenderci, con la mia magica scopettina. E anzi, è davvero molto comoda, proprio perché mi permette di vedere subito che cosa voglio andare a mettere. Insomma, io mi ci trovo molto bene con il guardaroba aperto sulla rella. Ho deciso di mettere alcuni miei pezzi preferiti di sotto, quindi di gonne, pantaloncini, un altro pantaloncino e una gonnellina molto molto carina, e poi tutte le parti di sopra come camicie, vestitini. Questa qua ad esempio l'adoro, era della mia nonna. Come ultima cosa invece ci sono queste due cassettiere, dove nel primo ci sono i boxer del mio fidanzato, che nel suo armadio non ci stanno, quindi abbiamo temporaneamente sistemato qua. Qui io ho messo tutte le calze, qui c'è la mia maglietta della tinta, e qui ci stanno, diciamo, tutti i top corti e le canottine, piccine, toppini, cosine del genere. Qui invece c'è il cassetto delle canottiere basiche. Degli altri top però non fatti a canottiera ma a mezza manica, le magliette, quelle diciamo classiche, t-shirt un po' più sportiva. In questi ultimi due invece ci sono qui le cose per stare in casa invernali, diciamo, che uso d'autunno, quindi che appunto di nuovo tra 4 mesi dovrei ritirare giù, e queste invece tutte le magliette a maniche lunghe, per magari quando la sera fa un po' più di fresco. In generale queste non le metto mai via. E qui invece ci stanno dei maglioncini che non mi ci stavano nelle scatole dell'inverno, quindi che ho lasciato qua. Bene, eccoci qua, questo diciamo che è un po' il tour dell'armadio, niente di che, però spero in qualche modo di avervi magari dato qualche idea su come organizzare qualcosa. Diciamo che io sto ancora cercando di trovare effettivamente la soluzione definitiva, ogni anno vado a tentativi. Questo diciamo che dipende poi se tra una settimana sarà tutto un casino oppure no, però cerco, spero di riuscire a mantenerlo così. Se questo video vi è piaciuto, magari fatemelo sapere con un commento, con un like. Io in tutto questo, se non mi conoscete, sono Giulia, ve lo dico alla fine, piacere. Se invece siete di casa, bentornati. Io vi auguro una buona estate e che il fresco sia con voi. Ciao!